YouTube channel, il primo canale che porta con ogni video un po' di OPTO-STYLE nelle vostre giornate. Quest'oggi parleremo di fissazioni da un punto di vista di motilità oculare. Dunque, le fissazioni le potremmo definire come l'abilità visiva che ci consente di ottenere una percezione visiva stabile di un target mentre manteniamo il capo fermo e i bulbi oculari fermi. In realtà i nostri bulbi oculari non sono mai fermi nella fissazione specialmente, poiché avvengono un insieme di micromovimenti oculari di ampiezza molto molto piccola che servono per evitare degli effetti di adattamento locali, quale l'effetto Troxler. Se vediamo la figura che vi sto mostrando adesso e osserviamo con attenzione, o meglio fissiamo con attenzione il puntino rosso al centro, vedremo che dopo un determinato periodo di tempo, molto breve, si verificherà un effetto di adattamento visivo per quanto riguarda l'alone azzurro che c'è intorno, il quale andrà a confondersi con lo sfondo e quindi non sarà più percepibile nitidamente, mentre il cerchietto rosso al centro rimarrà abbastanza nitido, verrà visto bene, insomma, e in una maniera inconfondibile. Questo perché? Perché durante la fissazione ci sono questi micro movimenti che evitano l'adattamento per quanto riguarda il cerchietto rosso, e lo evitano solo per il cerchietto rosso perché sono dei micro movimenti, appunto, molto 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 piccoli, che non riescono a, diciamo, a occuparsi tutto il campo visivo. Pertanto il resto poi del campo visivo subisce un fenomeno di adattamento e quindi ad esempio l'alone azzurro scompare. Fondamentalmente questi movimenti o micro movimenti oculari sono tre: sono i drift, i flick e i micro tremori. I drift sono dei movimenti di deriva molto simili ai pursuit che allontanano la fissazione dal target, mentre i flick sono dei micro saccadici che riportano la fissazione sul target. I micro tremori invece sono dei movimenti pendolari che hanno un'ampiezza molto molto inferiore rispetto a quella di drift e flick, infatti hanno un'ampiezza che va dai 15 secondi d'arco ai 2 minuti d'arco, mentre quella di drift e flick è di 10-15 minuti d'arco. Inoltre i micro tremori hanno una frequenza abbastanza alta, fra 30 e 100 Hz, quindi si ripetono per da 30 a 100 volte al secondo. Tutti questi movimenti quindi vanno ad evitare un fenomeno di adattamento locale e quindi garantiscono una fissazione ottimale nel tempo. Da un punto di vista neurale, il circuito delle fissazioni è costituito ovviamente dalla via visiva principale, quindi retina, nucleo geniculato, corteccia visiva primaria, poi dalla via dorsale per l'analisi del movimento, e da qui le informazioni poi giungono ai centri oculomotori, nello specifico, e da qui i motoneuroni proiettano le informazioni ai muscoli oculari estrinseci e da lì parte, diciamo, il micromovimento. Questi neuroni nello specifico sono i burst tonici, quindi sono dei neuroni che effettuano, diciamo, una specie di azione sia per quanto riguarda la saccade che per quanto riguarda il pursuit, e appunto servono per andare a effettuare i drift e i flick, che hanno una natura diversa, appunto uno ha una natura saccadica, l'altra invece ha una natura più simile a quella di un inseguimento. Fondamentali sono le fissazioni durante le attività che svolgiamo quotidianamente, ad esempio la lettura, e se vogliamo, diciamo, elevarci come livello, sono importantissime nell'apprendimento e nello sviluppo cognitivo. Infatti sono una delle prime abilità che si valuta, ad esempio, nel neonato, e il riflesso di fissazione è presente già dopo le prime settimane, si valuta attraverso il metodo dello sguardo preferenziale. Poi invece si possono usare altri metodi, ad esempio la pallina di Wolf. Mentre stiamo facendo ad esempio le saccadi, chiediamo di mantenere la fissazione su una delle due palline, uno dei due target, oppure non diamo il comando per il secondo target, o insomma per il movimento successivo, e quindi vediamo che abilità di fissazione c'è in quell'esaminato.
perché sono importantissime nella lettura? Sono importanti al pari delle saccadi, perché nella lettura non ci sono solo saccadi, 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 ma c'è saccade. Poi fissazione per circa 200 millisecondi, 0,2 secondi, e poi c'è di nuovo saccade, poi fissazione, saccade. Sono fondamentali perché durante la saccade, insomma, c'è il posizionamento dei bulbi oculari, quindi degli assi visivi, quindi ci posizioniamo in una porzione del testo. Mentre durante la fissazione è lì che avviene la percezione effettiva delle informazioni e quindi l'identificazione dei vari grafemi. Quindi è importantissimo anche ad andare a studiare le fissazioni, oltre che le saccadi dei vari tipi di movimenti oculari che abbiamo precedentemente mostrato. Dunque, questo era un altro dei video di OPTO-STYLE Channel. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, io sono pronto a mostrarvi nuovi video sempre, forza optometria, ci vediamo al prossimo video, OPTO-STYLE.